He saw the nation and I never seen him. The Cutterflation. Na 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 na. It's raining. Alleluia. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao. Oggi ospite speciale mio pupetto, si presterà per un nuovo video con noi. Siamo qui alle Maldive, è bellissimo, davanti a noi c'è questa vista pazzesca, c'è il mare cristallino con le spiagge bianche, la conoscete la vista della nostra stanza sicuramente. Ci siamo letteralmente appena svegliati, è mattina, in Italia è notte, qua è mattina e noi stiamo per fare colazione. A parte che abbiamo già filmato l'intro di questo video, poi ci siamo resi conto che mancava la mozzarella, stavo per dire, la marmellata, la frutta, insomma, e quindi stiamo ricominciando l'intro. Che cosa abbiamo? Che cosa abbiamo? Vi facciamo vedere. Allora abbiamo in realtà due piatti di frutta, ma l'altro non ci stava in questo tavolo, abbiamo troppa roba. Piatto di frutta con uva, kiwi, papaya, susine, mi avete insegnato, ananas, frutto, dragon fruit, come si dice il frutto del drago, no, come si dice in italiano, non lo so, dragon fruit, anguria e due fettine di mela. Poi abbiamo pane e appunto le mitiche marmellate di Tomas. Sì, il pane è bianco. Bianco è quello integrale, penso, sì. Bianco integrale, sì. E un sacco di marmellata tutta alla fragola, ma poi ce ne sono un paio anche al lampone. Sono buone. Ah, oh, che schifo. No, mi piace. Ah, ok. Mi piace. E poi c'è anche burro della Nuova Zelanda. Quello non mi piace, quello non mi piace. Però c'è. Che se lo portino. Dai! Burro della Nuova Zelanda. Tra l'altro voglio farvi notare come Tomas oggi mi abbia fregato i miei occhiali Ray-Ban. Che ho paura non saranno più i miei occhiali Ray-Ban, ma saranno i suoi occhiali Ray-Ban. Ok, io ho dei capelli Ocean, sto cercando di sistemare. Questa è stata un'ottima idea. Oh, già mi hai fregato la maglia Gucci e tutta la roba, lascia sta. Poi io ho preso latte di mandorla e gli Whole Bran, che visto che abbiamo già filmato l'intro io già l'avevo versato, sono diventati tipo una pappetta, meglio che non ve la faccio vedere. Poi abbiamo qui in realtà tutto un piatto di cornetti, altri dolcetti con l'ananas che mangerà Tomas perché a me l'ananas non piace, e poi altri tipo cornetti con la cioccolata che sembrano buonissimi. Adesso è meglio che io allontani questa brocchetta di latte che è tanto carina ma non ci sta. E poi che cosa abbiamo? Ah, spiegaci che cosa hai preso tu. Allora, io ho preso uova praticamente affrittata con prosciutto e formaggio in dentro nella fritata. Posso assaggiare un po'? Sì, poi piccolo. E poi ho preso bacon, che sarebbe, sarebbe pancetta ai ferri, dai. Super buona sta frittata. Boh, poi abbiamo spremuta l'arancia e yogurt bianco naturale, bianco. Quindi direi che possiamo iniziare la nostra colazione. Cosa vuoi dire? Già mi guarda e ride. Possiamo cominciare. Ah, possiamo cominciare. Io faccio il translator. Possiamo cominciare dal triestino. Dialetto triestino e italiano. In sloveno? La cosa ce n'è. Ola! Ancora meglio, la copri ce n'è. Ok. E beh, io inizierò con i miei cereali Whole Bran. Ah, tra l'altro, ragazzi, molto molto importante, qualche giorno fa abbiamo vi ho detto che volevo registrare un mukbang, spero si dica mukbang perché mi avete corretto ma adesso già mi sono dimenticata, credo mukbang, e vi ho detto che avremmo potuto rispondere a delle domande insomma mentre registravamo questo mukbang, e ci sono arrivate tante domande, quindi risponderemo in questo video, o io risponderò e Tomas mentre mangia. La decisione di sposarvi, questa ce l'ha fatta Miriana. La decisione di sposarvi l'avete presa insieme o Tomas ti ha fatto la proposta? Grazie per i video e le foto dalle Maldive, che bel posto, vorrei tanto andarci un giorno, buona vacanza, bellissimi. Allora Miriana, in realtà tutte e due le cose, perché ne abbiamo parlato sia insieme, perché alla fine, cioè secondo me un po' per tutti è così, cioè non penso che ci sia una coppia che non menziona mai il matrimonio, non ne parla mai, poi tutto un tratto arriva la proposta e sì, boh, non lo so, forse sì, però per noi no, cioè noi ne abbiamo parlato. Però è arrivata anche la proposta poi un giorno, però quando Tomas mi ha detto che saremmo andati a cena in un bel posto eccetera mi aspettavo insomma. Comunque la mia proposta, ecco, mia idea, mia proposta. Sì, vabbè, ovvio che io ti ho fatto la proposta, beh si può anche fare, perché no, voglio dire, siamo moderni, tutti possono fare la proposta.
proposta anche da donna al ragazzo, visto proposta online, però nel nostro caso me l'ha fatta Tomas la proposta. Voleva mettersi in ginocchio, però gli faceva male il ginocchio, non è riuscito, però ci stava provando, io l'ho fermato e mi ha fatto la proposta. E poi ha detto a tutti i camerieri di tutto il locale che noi ci sposeremo e tipo, mi ricordo il cameriere ci ha fatto anche la foto, è stato molto carino. E ho ancora la foto nel cellulare, questo era ottobre, questo era il 14 di ottobre del 2016. Oh! 14 di ottobre 2016 o 17? No, 16 perché 2017 eravamo già sposati. E tu non ti ricordi? Molto male. No, non è che molto male. Mi ricordo bene, solo che molto non mi ricordo. Male. Non lo sì. Insieme adesso. Inizio 2002, inizio che era 2015. Inizio era 2015. E poi. Stai peggiorando la situazione, non ti conviene. E poi ci siamo sposati 2 anni dopo, sì, cioè esattamente 2017. 2 anni dopo, nel giorno del nostro anniversario, ecco. E quindi adesso che abbiamo fatto 1 anno di matrimonio siamo insieme da 3 anni. Infatti abbiamo fatto esattamente tutto la stessa data, il 26 agosto. Altra domanda, adesso mangio anch'io. Sono decisamente diventati una pappetta. Come male. Com'è il bacon? Niente buono. Tu mangi spesso la colazione all'americana? Mi piace questo. Tomas dice che da oggi in poi mangia sempre cioè da oggi in poi diciamo qua le Maldive mangerò sempre il bacon, no? Buona spremuta. Allora, ciao Nicole. Questa domanda ce la fa Ele 2329. Ciao Nicole, c'è gente che sta passando col jet ski, con gli sci d'acqua, fighissimo. Ciao Nicole, ed è molto che mi pongo questa domanda, e visto che sei una delle youtuber che seguo di più da più tempo, la voglio porgere a te. Gli youtuber hanno diritto ad una pensione, cioè versate contributi come gli altri? Se non la ritieni una domanda adatta a cui rispondere, non farlo, ma mi toglieresti un grande dubbio. Detto questo, siete bellissimi, spero passerete una bellissima vacanza. Il ginocchio di Tomas sta meglio, grazie Ele. Allora, il ginocchio di Tomas sta sempre meglio, ha il controllo l'8 di settembre quando torniamo, praticamente mentre che torniamo a casa andiamo a fare il controllo. Comunque va sempre un po' meglio. Prendere un pezzetto di kiwi. Di kiwi. Questa domanda mi è stata, non so, mi sono sembrata simpatica. Perché non è una domanda che mi è mai stata fatta. Sì, anche noi youtuber, che in realtà siamo considerati, cioè siamo liberi professionisti. Non esiste la professione di youtuber, ma siamo liberi professionisti. E sì, versiamo i contributi anche noi. Così come paghiamo le tasse anche noi, così come abbiamo commercialista, abbiamo la nostra società, io la mia società, eccetera, eccetera. Quindi sì, mi è sembrata simpatica la tua domanda, quindi ho voluto rispondere. È anche unica, non mi era mai stato fatto, però sì, versiamo i contributi, paghiamo le tasse e tutto quanto. Poi, Emily 90 mi chiede, futura sposa 2019 chiede, il viaggio più bello che avete fatto? PS, siete dolcissimi. Allora, rispondo io, poi rispondo tu. Allora, per me il viaggio più bello, boh ragazzi, è scontato, siamo qua, però per me ho le Maldive. Forse perché... Anche per me comunque, sì? Cioè, sì. Forse perché è stato il mio viaggio, il nostro viaggio di nozze, quindi è un po' un momento magico, ma è proprio il posto che è splendido, cioè il tempo, il mare, l'acqua, la gente, le usanze. La sabbia bianca, il cibo, il fatto di non avere preoccupazioni e di... godersi il momento in ogni secondo della giornata, fare snorkeling, vedere tutti questi pesci meravigliosi. Assolutamente qui. Le tartarughe, i delfini, ragazzi, ieri abbiamo visto i delfini, vabbè, voi probabilmente li avete già visti perché nel video di ieri li ho filmati e ve li ho fatti vedere, filmavo. Quindi per me è qui, la natura e tutto quello che c'è per me le Maldive. Anche se devo dire che mi è piaciuto tanto andare a Tokyo quando siamo andati in Giappone, mi piace tanto Los Angeles. Comunque viaggiare in generale è bello. Sì, ma qua è un paradiso terrestre, cioè, qua è veramente un'altra cosa. Sì, confermo. Le Maldive allora per tutti e due. Assolutamente. Allora, non so pronunciare il tuo nome. FW Francesca Fiowe, con la W di nuovo. Francesca chiede,
dato che siete davanti ad un mare così bello, letteralmente siamo davanti ad un mare meraviglioso in questo momento, cosa ne pensate dell'inquinamento causato dalla plastica? Fate qualcosa per ridurlo? Allora, io sono molto sensibile su questi temi, però Tomas è ancora più sensibile. C'è un ragazzo che sta venendo a pulire le nostre scalette. Mi sono spaventata. Allora, Tomas è molto più sensibile, cioè io entrambi siamo sensibili all'ambiente, però Tomas lo è praticamente ancora più di me. Però cosa facciamo noi per ridurre l'inquinamento? Allora, cerchiamo di usare quanto meno plastica possibile e quella che abbiamo, cioè facciamo la raccolta differenziata sostanzialmente, quindi a casa dividiamo tutti i rifiuti, non solo per la plastica ma per la carta e tutto quanto, facciamo la raccolta differenziata, stiamo molto attenti insomma a non buttare plastica e rifiuti vari nell'indifferenziata. Poi c'è Alessandra Castagna che ci chiede, che ti chiede, che lavoro ha fatto Mash? È molto carino da parte sua farsi coinvolgere nei tuoi video, non tutti lo farebbero, un bacione. Non è che si fa coinvolgere, lo costringo. Io mi diverto. Si diverte, mi piace. Che lavoro fai? Io lavoro in una ditta. A parte che l'abbiamo detto tante volte, però ci viene sempre, gli viene sempre chiesto. Dunque io lavoro nella ditta di informatica della regione Friuli Venezia Giulia. E quindi il lavoro, però non lavoro come informatico, ma sono cioè lavoro con la risorsa umana. Ok. Non sei un blogger anche tu? No. Però fai il mio fotografo qualche volta. Sì, e mangio anche. E mangi. Oh, mi ho finito la frittata. Ah, mamma. Molto buona. Cioè, la frutta è molto molto buona. Poi Gaia Noski con la Y mi chiede, allora, ciao Nicole, ti ho scritto diverse volte, ti volevo chiedere un consiglio, io vorrei fare video su YouTube, ma ho paura dei giudizi delle persone che conosco, di quelle che non conosco non mi interessa più di tanto, a volte ci vorrei provare ma poi mi sale la paura, puoi darmi qualche consiglio? Allora Gaia, ti rispondo con una frase, tante volte il successo sta dall'altra parte della paura, molte volte se vogliamo ottenere qualcosa, fare qualcosa di grande o meno grande che sia, ma se vogliamo fare qualcosa, molto molto spesso dobbiamo affrontare le nostre paure, che può essere venire in un posto meraviglioso come le Maldive affrontando la paura dell'aereo, che può essere aprire, non lo so, un'azienda e ovviamente rischiare lasciando il lavoro, è solo un esempio naturalmente che mi sta venendo in mente in questo momento, così come può essere iniziare a fare video su YouTube per poi magari avere un successo spaziale, ma se non superi questa paura non saprai mai, no? E un'altra cosa che mi viene in mente è che è meglio fare qualcosa, cioè non mi viene bene in mente questa frase, ma l'ho sentita da qualche parte. È meglio rischiare e vedere come va piuttosto che non rischiare affatto e rimanere col dubbio. Questo è quello che penso io ed è così che io ho iniziato. Non mi sono fatta particolari problemi. Le persone che conosco, se mi vogliono bene, non mi giudicano. Se mi giudicano, non mi vogliono bene e non le voglio nella mia vita. Ed è veramente triste farsi fermare solo per la paura di quello che potrebbero dire gli altri, perché alla fine nella nostra vita quello che dicono gli altri non ha nessuna importanza, giusto? Quindi alla fine non farti bloccare da nulla, specialmente dai giudizi degli altri, quindi dai giudizi degli altri chi se ne frega, chi se ne frega. Poi c'è Ari XNNAA, scusami, penso sia Arianna, non so pronunciare il tuo nome, penso sia Arianna, che ci chiede anche a te. Quale posto nel mondo vorreste visitare ma che non avete mai visto? Allora, per me, puoi rispondere tu. Ci sono parecchi posti, diciamo così, che non ho ancora visto. Diciamo che io vorrei vedere sia Mosca. Anch'io vorrei andare in Russia. Ecco. Non ci sono mai stata. Sia l'Australia, dove ci sono anche i miei parenti, vivono in Australia. Potremmo andare a trovarli. Eh sì. E poi un posto dove ho vissuto mio papà per molti anni, Argentina. Diciamo, questi sono i posti, diciamo così, che vorrei vedere sicuramente, ecco. E poi dico ancora questo ultimo, boh, questo non so, dopo non so neanche dove. Poi diciamo vorrei vedere l'Africa. Anch'io vorrei vedere l'Africa. Questo l'ho detto io qualche giorno fa. E non so bene dove, so che mi piacerebbe andare in Kenya a fare i safari, a vedere gli elefanti, le giraffe che camminano, così i leoni,
Quello penso sia una delle cose più belle, no? Vorrei tanto andare a fare un bel safari in Kenya, quindi sicuramente l'Africa anche a me. E poi piacerebbe tanto anche a me andare in Russia e visitare Mosca, non ci sono mai stata e potremmo veramente andare. E poi, anche in bella Australia, in realtà sono un po' gli stessi posti che vorremmo vedere. Però più di tutto credo proprio l'Africa, è una cosa che mi manca e che vorrei proprio tanto, tanto, tanto fare. Poi, allora, Deborah mi chiede, allora questa domanda è lunga. Allora, sei stata tanto tempo nei Paesi Bassi e parli inglese perfettamente. So che sei italiana, ma perché hai deciso di concentrarti solo sull'Italia a livello di YouTuber? Immagino che se avessi fatto video in inglese avresti potuto avere ancora più successo, dato che avresti raggiunto più persone essendo la prima lingua parlata nel mondo. Ovviamente a me fa piacere tu li faccia in italiano perché così posso seguirti. È giusto una curiosità, sei bellissima, tanti saluti a te, Tomas. Allora, Deborah, allora ti ringrazio per il tuo bel messaggio. Allora, in realtà è la lingua più parlata del mondo, se non sbaglio, è il cinese mandarino, subito seguito dallo spagnolo. O viceversa, prima lo spagnolo e poi il cinese mandarino, l'avevo studiato all'università, quindi okay, vabbè, piccola curiosità. Però sì, l'inglese è la lingua, diciamo, che si parla quando non si sanno le lingue rispettivamente, si parla inglese. Quindi effettivamente hai ragione, perché le lingue, i video che fanno più visualizzazioni in generale su YouTube, sui social eccetera, sono proprio in inglese, perché li capiscono tutti, perché tutti abbiamo studiato l'inglese, quindi è una lingua che bene o male tutti sanno parlare, chi più chi meno, però insomma è la lingua, no, international eccetera. Io ho iniziato in italiano perché in Italia, questa è stata un po' una decisione mia del momento, perché in Italia all'epoca non c'erano tantissime ragazze che facevano video su YouTube. Mentre in inglese ce n'erano già tantissime, e quindi ho pensato che per me sarebbe stato meglio iniziare in italiano. Ho fatto però qualche video in inglese, e c'è il mio canale Nicole Makeup 01 che io non ho mai più guardato da anni, ma avevo iniziato a fare video in inglese perché YouTube stesso mi aveva chiesto di fare video in inglese e hanno avuto anche un buon successo, però era diventato, cioè ne ho fatti tipo non lo so 2, 3, 4 al massimo, però non era fattibile tenere in piedi due canali, perché cioè un canale ti dà talmente tanto lavoro che non hai praticamente un secondo libero al giorno, quindi avere due canali contemporaneamente non era fattibile per me, e quindi sono rimasta sul mio canale originale italiano, che sono affezionata, che è stato il mio canale è questo. E quindi sì, questa è un po' la risposta alla tua domanda. È stata una scelta che ho fatto inizialmente perché di ragazze americane ce n'erano veramente tantissime, australiane, dagli UK, davvero davvero tante, e in Italia c'erano, quando io ho iniziato già c'erano tante ragazze, ma non tante quanto magari adesso, tante quanto le americane e le ragazze che parlavano in inglese nei video, quindi ho scelto proprio per questo, ecco. Poi Sabrina 2020 ci chiede: il momento più bello del matrimonio? Vai, rispondi tu. Sicuramente il viaggio. Oh, ma cosa c'entra col matrimonio? Ma guarda questo, che poi siamo venuti in viaggio fino a 3 mesi dopo. Però sono venuti qua. Vabbè, ma il momento più bello del matrimonio vuole sapere. Okay, Sabrina 2020, okay. Tu rispondi a Sabrina 2020. Ok, Sabrina 2020. Allora, il più bel momento ovviamente è quello che ci siamo scambiati l'anello, ecco. Cioè che io le ho scambiato a lei. Hai scambiato? No, io te l'ho dato a te. E ovviamente è stato quello un bellissimo momento, cioè il più bel momento è quello. Sì, anche secondo me è stato quello il momento più bello. Vabbè, che mi è piaciuto tanto anche dopo festeggiare, quando siamo entrati nel ristorante, mi è piaciuto tanto. Oh, anche il tragitto quando siamo tornati poi dalla chiesa e siamo andati verso il ristorante in macchina insieme. Però anche secondo me il più bello è quando ci siamo scambiati gli anelli. Poi c'è Giorgi XOXO88 che ci chiede: domanda per il video mukbang. Che sensazione provate a tornare nel luogo del vostro viaggio di nozze? Le Maldive sono più belle la prima volta o la seconda volta, quando già ne avete conosciuto l'immensa bellezza e il senso di pace che danno? Allora, tra l'altro Tomas c'era già andato ben prima di conoscermi alle Maldive, e per noi siamo andati poi in viaggio di nozze, poi siamo tornati per Benefit, sempre qui nello stesso atollo, e poi adesso siamo ritornati, quindi per me è la terza volta, per Tomas è la quarta volta, rendiamoci conto. Però cosa pensi tu?
Cioè, che sensazione provi a tornare nel luogo del nostro viaggio di nozze? E le Maldive sono più belle la prima volta o la seconda, quando già conosci l'immensa bellezza? Spiegaci. Beh, sicuramente la cosa più bella, naturalisticamente parlando, è vederla la prima volta. Ovviamente la prima volta vedi quello che non hai mai visto. Però alla fin fine devo dire che il più bel viaggio è stato quello proprio con Nicole, quando si sono sposati, è stato il più bel viaggio, ecco. Per me anche, vabbè, quello è stato proprio il primo, quindi per me è stato proprio il nostro viaggio di nozze, la prima volta che sono arrivata qua, ho visto questa meraviglia di posto e tutto il bello della natura che c'è qui e il relax, cioè per me è stato quello. Ma che sensazione provo a ritornarci? Mi vengono in mente tutte le cose di quando siamo stati qui per la nostra luna di miele e mi sembra quasi che sia una continuazione della nostra luna di miele, come se noi non fossimo mai tornati a casa, ma siamo ancora qua per la nostra luna di miele, per questo che la chiamo la nostra seconda luna di miele questa, perché per me è sempre la nostra luna di miele. Diciamo che sembra che non sono neanche passati i mesi. In verità sono passati 8 mesi. Però sì, una bellissima sensazione, mi sembra di non essere mai tornata a casa, cioè mi sembra che la nostra luna di miele stia continuando, è bellissimo. Poi c'è Nur Muzahir 02, scusa non so probabilmente pronunciare il tuo nome, mi scrive: cosa consigliate per affrontare il primo giorno di liceo? Devo affrontarlo quest'anno e sono molto in ansia. Puoi rispondere tu? No, tu. Perché? Perché sei più giovane. Allora, per affrontare il primo giorno di liceo, allora, numero uno, ci siamo passati tutti, non devi essere in ansia perché tutti eravamo in ansia il nostro primo giorno di liceo ed è andata sempre bene a tutti, non ti preoccupare. Sicuramente, allora, se hai già qualche amica, amico magari che conosci, magari parlane con questo amico e poi magari affrontate il primo giorno di liceo assieme, che aiuta sempre tantissimo. Io quando sono andata il primo giorno di liceo con la mia migliore amica mi sono sentita molto meglio, se fossi stata sola sarebbe stato più difficile, penso. Se invece sei da sola, non ti preoccupare perché sicuramente non sarai l'unica a non conoscere nessuno, quindi vai e vedrai che ti farai tanti tanti amici nuovi. Il liceo, i 5 anni di superiori sono degli anni bellissimi, avrai un sacco di bellissime esperienze, devi essere veramente emozionata per questo nuovo tuo capitolo della tua vita è bello, vedrai. Se potessi tornare indietro al mio primo giorno di scuola superiore sarei super super emozionata e contenta. All'epoca ero nervosa anch'io e avevo paura, invece adesso sarei super super emozionata e contenta. Adesso rispondi tu, che sei allora, più vecchio. Allora, diciamo che comunque il giorno dei, cioè le superiori sono degli anni stupendi secondo me, io ne ho passati ovviamente degli anni molto belli, sicuramente però all'inizio quando entri a scuola nella prima superiore, diciamo che all'inizio magari hai un po' di paura, quello sì, perché comunque anche i professori all'inizio sembrano più cattivi, cioè non cattivi, diciamo più severi, però alla fin fine sono tutti buoni e molto 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 alla mano, per cui cioè vabbè, c'è da dire che Tomas si è divertito molto più di me alle superiori perché lui era un po' il figo della situation. No, mi sono divertito tanto perché avevo anche i compagni di classe che ci sono divertiti tanto, ecco. Cioè, per tutte le cose. Cioè? Dalla vita, diciamo, in classe alle interrogazioni. Ti piacevano le interrogazioni? Vattene! No. Ma che consiglio vuoi dare a questa ragazza che sta per affrontare il primo giorno di liceo? Vai a scuola tranquilla e divertiti anche. Bravo. E cioè, ti dirò così, studia ma divertiti. Esatto. Comunque, questo penso che sia tutto per il video di oggi. Io sono super 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 sazia, ho mangiato un cornetto, uno di questi saccottini con i pezzi di cioccolato, ho mangiato frutta, ho mangiato il mio yogurt, ho mangiato i cereali con latte di mandorla, non tutti perché erano troppi, poi ho bevuto il mio fresh orange juice. Forse potrei prendere ancora uno di questi, vediamo. Vieni. Sì. No, adesso andiamo a tuffarci direttamente in questa acqua meravigliosa. Noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacio grandissimo.
Ciao. E ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti.